Questa volta la scena l'hanno lasciata gli altri nelle vesti di giurati della tappa finale del Cornetto Summer of Music Tour, il contest musicale per designare il vincitore a cui sarà data la chance di esibirsi sul palco dei concerti del loro tour. Una storia semplice. Il 13 luglio allo Stadio San Siro di Milano, il 16 all'Olimpico di Roma, dove la band salentina ripercorrerà 10 anni di storia insieme. In realtà, facendo la scaletta, ricreando quello che è il best, abbiamo capito che quello che la nostra musica ha fatto non lo ha fatto solo per noi, soprattutto l'ha fatto per gli altri che hanno in qualche modo gli stessi ricordi o magari differentissimi, ma ognuno ha legato dei ricordi, dei pezzi di vita alle nostre canzoni e noi nella stessa maniera. Un progetto, quello del contest, fortemente voluto dal leader Giuliano Sangiorgi per offrire un'opportunità agli artisti emergenti dell'underground, quella che forse loro agli inizi non hanno avuto. E forse un aiuto che a voi agli inizi è mancato, diciamo la verità, che voi ve la siete sudata da soli. Tu l'hai detto, disse qualcuno. Tu che dici? Non mi farai rispondere. Sì, magari un po' sono cambiate anche le cose, nel senso sono periodi completamente diversi da quando abbiamo iniziato noi. Noi abbiamo cercato sempre i modi migliori per cercare la via giusta. In questo caso ci siamo sentiti noi di offrire alle band che si trovano adesso nella posizione di voler farsi conoscere la possibilità di appunto fare un percorso più che raggiungere un obiettivo. Credo che l'inizio per noi sia stato veramente, il grande successo sì, sia stato supportato da voi, quindi grazie anche a voi e a tutte le radio del Salento, ma il nostro Salento, la nostra Puglia, veramente da Foggia fino a Leuca, è stata quella delle persone che venivano ai nostri concerti senza veramente essere sponsorizzati da nessuno. Quell'inizio lì ce lo ricordiamo, ce lo siamo tatuati sulla pelle e ce lo porteremo indietro con noi per sempre. Un saluto, una foto ricordo e un abbraccio per tutti prima di ripartire, di riprendere a provare, perché in attesa del tour il 30 giugno a Londra l'appuntamento è davvero di quelli che fanno la storia. Ad attenderli Bruce Springsteen. Quindi siamo felicissimi, grazie a Radio Norma, saluti a Titta De Tommasi, baci, bacetti, baciozzi.